Aggressione nel centro storico di Lanciano. Un libraio, Alessandro Bianco, di 27 anni, è stato preso a pugni da un mendicante. Ieri pomeriggio, più o meno a quest'ora, attorno alle 5 e mezza, alle 6, è venuto uno di questi ragazzini che di solito suonano con la fisarmonica qui fuori e era lo stesso che è venuto ieri mattina. Ieri mattina gli ho dato i 50 centesimi soliti. Ieri pomeriggio rivoleva la stessa elemosina. Io non ho potuto. Nel frattempo avevo dei clienti, quindi è uscito. Dopodiché ha fatto avanti e indietro con la porta due o tre volte, entrato e uscito dal negozio. Si è probabilmente innervosito, ha preso dei testi che avevo sul bancone centrale del negozio e li ha buttati per strada. Ha sferrato dei pugni contro il vetro della porta e a me mi ha sferrato un pugno allo sterno. Ho una prognosi di 4 giorni del pronto soccorso. È venuta la volante della Polizia di Stato a cui andrò domani a fare la denuncia. Niente di particolare se non un libro da 14 euro rotto, ecco, con la copertina di Velta. La rabbia soprattutto, l'amarezza, anche perché sono venuto a sapere che altri si sono stati zitti, altri commercianti, altri negozianti si sono stati zitti. Non bisogna assolutamente essere umertosi, perché sennò questi continuano e girano spesso dalla mattina presto, perché li scaricano i pullman alla Pietrosa, i macchinoni alla Pietrosa. Di insistere su questo fatto della sicurezza, questo fatto che Lanciano sta diventando un pochino una giungla, però di anche sensibilizzare sia l'opinione pubblica ma anche la politica, perché se qui non ognuno fa per conto suo, non è che va tanto bene.